mattanza, l'ambasciatore fu assolto. Ci fu un lungo, interminabile abbraccio quando ti raggiunse a Parigi, dove Pio XII ti aveva destinato a quell'importante nunziatura. Nel 53, ormai anziano ma ancora lucido e vitale, diventasti patriarca di Venezia. Eri convinto che sarebbe stato il tuo ultimo incarico, ma Dio non smetteva mai di pensare a te. Come siete venuto bene in foto? Non lo so, diranno che ho incontrato gli operai solo per mettermi in mostra. Oh, no, Eminenza. La verità è che il ministro del lavoro adesso ha preso atto dei problemi di quella fabbrica. Anzi, per scongiurarne la chiusura, io pensavo di chiamare un mio collega a cui potreste rilasciare un'intervista alla televisione. Ex collega? Siete il mio segretario adesso. Dio mi perdoni per questa similitudine, ma alla fin fine gli apostoli si occupavano di diffondere la parola di Dio. In televisione? Oh, no, ma... Piuttosto, ditemi, a che ora è previsto l'arrivo? Di Monsignor Carcano? Sì. Non è oggi, è per domani alle 11. Questo incontro vi preoccupa? Oh, sì. Voi non vi sentireste un po' in ansia se doveste rivedere un amico dopo tanti anni? No, se fosse davvero un amico. Mattia. Ci conosciamo. Sono io, Nicola. Come non ti ricordi di me? Di qua! È mia, è mia! Grazie, amici! Grazie! Nicola. Sono cambiate tante cose, è vero. E forse non avrei dovuto venire, ma... Ciò che è veramente cambiato è che non sei più un prete. Tu sai che non è stata certo una mia decisione. Mai l'avrei voluto. E da allora ho avuto grandi problemi, anche economici. Nessuno mi ha dato lavoro. Sopravvivo con delle lezioni private e delle conferenze che tengo ogni tanto, ma... Hai bisogno di soldi? No. Vorrei solo incontrare Angelo. Non sono mai riuscito a mettermi in contatto con lui. Pensavo che forse per te è più facile avvicinarlo. Potresti dargli questa lettera? Pietro, c'è l'indirizzo della pensione dove abito. È importante per me. Ti prego, fagli avere la mia lettera. Sì. Ora non posso trattenermi. Scusa, devo andare. Devi avere pazienza. Fatico così tanto a camminare. Ah, tu, invece, guardati. Ah. Sembri agile come un tempo. Lo sai che l'apparenza inganna. Ah. Non mi sono ancora congratulato con te, caro patriarca. Oh, lascia stare. Sai benissimo che è una prigionia. Una prigionia che vorrei sperimentare. E non è per contraddirti, ma mi sembra che tu ti muova liberamente qui a Venezia. Se fosse davvero così, Pio XII non ti avrebbe chiesto di venire qui a rimproverarmi, giusto? Andiamo.